Vi racconto brevemente il passaggio dall'oggi al futuro che abbiamo tracciato nel rapporto annuale di quest'anno. Per mettere in prospettiva la situazione in cui ci troviamo ora, ricordo che l'economia italiana è arrivata alla crisi del 2020 senza aver ancora completamente superato quella precedente del 2008-2013, dopo un decennio che è stato caratterizzato da bassa crescita dell'economia e dalla stagnazione della produttività. La crisi, in associazione con i provvedimenti di controllo dell'epidemia, ha colpito in maniera diversa i settori e al loro interno le singole imprese. Nel complesso, il sistema produttivo ha mostrato una buona capacità di resistenza allo shock. In realtà, l'Istituto ha fatto una serie di analisi di profilazione delle imprese che mostrano come una minoranza di imprese, circa il 30%, che però genera il 70% dell'occupazione e l'85% del valore aggiunto, possa considerarsi resistente o solido alla crisi. D'altra parte, vi sono soprattutto le imprese più piccole e che meno hanno investito in capitale umano o in tecnologie, e che operano anche in settori che più sono stati colpiti dalla crisi, come nei servizi alla persona, che risultano fragili. Quindi abbiamo una maggioranza di imprese che hanno sofferto, con però una prevalenza di microimprese tra queste. Un aspetto che emerge dalle analisi del rapporto è che tra le poche cose buone che ci ha lasciato questo disastro economico, sociale e umano dell'emergenza pandemica, vi sia stata invece una forte spinta all'uso delle tecnologie, sia da parte dei cittadini sia da parte delle imprese, con la diffusione delle competenze digitali, del lavoro da remoto, del commercio elettronico, anche se questo d'altra parte ha danneggiato molte piccole attività. Inoltre, e forse più importante, fra le eredità positive che ha lasciato la crisi, che per la prima volta si rendono disponibili delle risorse molto ampie per sostenere la ripresa dell'economia e la trasformazione in profondità del sistema attraverso il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, che è stato cofinanziato dall'Unione Europea. L'Istat in questo rapporto ha analizzato la situazione dell'Italia nei tre ambiti principali di intervento del PNRR, ovvero lo sviluppo digitale. I progetti digitali assorbono più di un quarto delle risorse complessive del programma, la disponibilità di infrastrutture che assorbe ancora altri 60 miliardi di risorse e la sostenibilità ambientale che è quello più dotato di risorse, con diversi contributi originali, quali per esempio la stima dell'impronta ecologica, sia materiale che emissiva, dell'economia o sulla qualità dell'ambiente urbano, che mostrano quanto sia rilevante per la qualità della vita nostra e delle generazioni future questo tipo di intervento. Spero di avervi incuriositi e vi auguro a tutti buona lettura.